Un po' di tempo dopo, egli se ne andava per le città e i villaggi predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio. Vi erano con lui i 12 e anche alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria di Magdala, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre. Esse li servivano con i loro beni. Un giorno si radunò una gran folla intorno a lui e a quelli che accorrevano a lui da ogni città egli disse questa parabola. Il seminatore uscì a seminare la sua semente. Mentre seminava, una parte cadde sulla strada, fu calpestata e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte andò a finire sulla pietra e appena germogliata inaridì per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo alle spine e le spine, cresciute insieme con essa, la soffocarono. Una parte invece cadde sulla terra buona. I semi germogliarono e produssero 100 volte tanto. Detto questo esclamò: «Chi ha orecchi per intendere, intenda!» I suoi discepoli gli domandarono che parabola fosse questa. Egli rispose: «A voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, agli altri invece solo in parabole, perché guardando non vedano e ascoltando non intendano». Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti sulla strada indicano coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dai loro cuori, perché non credano e si salvino. Quelli caduti sulla pietra indicano coloro che, quando ascoltano la parola, l'accolgono con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova defezionano. I semi caduti fra le spine indicano coloro che, dopo aver ascoltato, cammin facendo, si lasciano prendere dalle preoccupazioni, dalla ricchezza e dai piaceri della vita e rimangono senza frutto. I semi caduti sulla terra buona indicano coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore nobile e buono, la trattengono e producono frutto con la loro perseveranza. Nessuno accende una lucerna e la copre con un vaso o la pone sotto il letto, ma la mette su un lampadario, perché chi entra veda la luce. Non c'è niente di occulto che non sarà manifestato, nulla di segreto che non sarà portato alla luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, a chi invece non ha sarà tolto anche quello che crede di avere. La madre e i fratelli andarono un giorno a trovarlo, ma non potevano avvicinarlo per causa della folla. Gli fecero sapere: «Tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti». Ma egli disse loro: «Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». Un giorno salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: «Andiamo all'altra riva del lago». Presero il largo. Mentre navigavano, egli si addormentò. Sul lago il vento si mise a soffiare molto forte. La barca si riempiva d'acqua ed erano in pericolo. Accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, siamo in pericolo di vita». Egli, destatosi, sgridò il vento e i flutti minacciosi. Essi cessarono e ci fu una gran calma. Allora disse loro: «Dov'è la vostra fede?» Ed essi, presi da timore e da meraviglia, si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che comanda ai venti e all'acqua e gli obbediscono?» Poi approdarono nella regione dei Geraseni che sta di fronte alla Galilea. Era appena sceso a terra quando dalla città gli venne incontro un uomo posseduto dai demoni. Da molto tempo non portava vestiti e non abitava in una casa, ma tra i sepolcri. Quando vide Gesù, gli si gettò ai piedi urlando, poi disse a gran voce: «Che vi è tra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi». Gesù
stava appunto ordinando allo spirito cattivo di uscire da quell'uomo. Molte volte, infatti, quello spirito si era impossessato di lui. Allora lo legavano con catene e lo custodivano in ceppi, ma egli riusciva a spezzare i legami e dal demonio veniva spinto in luoghi deserti. Gesù gli domandò: «Che nome hai?» Gli rispose: «Legione è il mio nome». Infatti, molti demoni erano entrati in lui e lo supplicavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. In quel luogo c'era una grande mandria di porci che pascolava sul monte. Gli chiesero che permettesse loro di entrare nei porci ed egli lo permise loro. I demoni allora uscirono da quell'uomo ed entrarono nei porci, e tutti quegli animali presero a correre a precipizio dalla rupe, andarono a finire nel lago e annegarono. I mandriani, quando videro quello che era accaduto, fuggirono e andarono a portare la notizia nella città e nei villaggi. La gente uscì per vedere ciò che era accaduto, e quando arrivarono da Gesù, trovarono l'uomo dal quale erano usciti i demoni che stava ai piedi di Gesù, vestito e sano di mente. Allora furono presi da spavento. Quelli che avevano visto tutto riferirono come l'indemoniato era stato guarito. Allora tutta la popolazione del territorio dei Geraseni pregò Gesù di andarsene da loro perché avevano molta paura. Gesù, salito su una barca, tornò indietro. Intanto l'uomo dal quale erano usciti i demoni gli chiese di restare con lui, ma egli lo congedò dicendogli: «Torna a casa tua e racconta quello che Dio ti ha fatto». L'uomo se ne andò e proclamò per tutta la città quello che Gesù aveva fatto per lui. Quando fece ritorno, Gesù fu accolto dalla folla. Infatti erano tutti in attesa di lui. Venne allora un uomo di nome Gairo, che era capo della sinagoga. Gettatosi ai piedi di Gesù, lo supplicava di andare a casa sua perché aveva un'unica figlia di circa 12 anni che stava per morire. Mentre vi si dirigeva, la folla lo premeva da ogni parte. E una donna che da 12 anni soffriva di continue perdite di sangue e che nessuno era riuscito a guarire, gli si avvicinò e toccò la frangia del suo mantello. E subito il flusso di sangue si arrestò. Gesù disse: «Chi mi ha toccato?» Tutti lo negavano. Perciò Pietro disse: «Maestro, la folla ti stringe da ogni parte e ti schiaccia». Ma Gesù disse: «Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una potenza è uscita da me». La donna allora, rendendosi conto che non poteva rimanere nascosta, si fece avanti tremante. Si gettò ai suoi piedi e dichiarò davanti a tutto il popolo per qual motivo l'aveva toccato e come era stata guarita. Egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace». Mentre parlava, arrivò uno dalla casa del capo della sinagoga e gli disse: «Tua figlia è morta. Non importunare il maestro». Ma Gesù, che aveva udito, disse: «Non temere. Soltanto abbi fede ed ella sarà salvata». Quando giunse alla casa, non permise a nessuno di entrare con sé, eccetto Pietro, Giovanni e Giacomo, e il padre e la madre della fanciulla. Tutti piangevano e facevano lamenti per la fanciulla. Gesù disse: «Non piangete, ella non è morta, ma dorme». Quelli lo deridevano, sapendo bene che era morta. Ma egli, prendendole la mano, disse ad alta voce: «Fanciulla, alzati». La fanciulla ritornò in vita e all'istante si alzò. Egli ordinò di darle da mangiare. I genitori rimasero sbalorditi, ma egli raccomandò loro di non far sapere a nessuno quello che era accaduto.